Salve a tutti, dice lettori, e benvenuti in questo nuovo book haul dei libri acquistati che mi sono stati regalati e che ho letto nel mese di aprile 2018. Inizio questo video chiedendovi come state. Tutto bene? Siete accaldati e state sudando tantissimo quanto me in questo periodo dell'anno in cui fa un caldo bestiale e non nessuno ha voglia di uscire fuori sotto il sole cogente? Bene, siamo simili in tutto e per tutto. E detto questa fesseria, passiamo subito al video e all'argomento del video. Quindi ai libri acquistati, che sono un bel po', una decina se non di più, perché in alcuni libri ci sono più volumi, diciamo. E libri regalati, che sono 5, e libri letti, che sono solamente 2, però 2 belli importanti, almeno secondo me. Perciò via col video e iniziamo con i libri acquistati. Direi di partire dai libri classici. Il primo che voglio mostrarvi è un libro del 1800, scritto da un italiano, Ippolito Nievo. E questo libro, un bel mattone di 1000 pagine, pubblicato dalla Burr Rizzoli al prezzo di 12 euro, in una collana speciale di qualche anno fa. Ecco voi le confessioni di un italiano, con questa copertina molto bella, stile 1800, e come detto prima, 1000 pagine. È praticamente una sorta di semi-autobiografia, in cui questo ottantenne racconta tutta la sua vita da quando è nato fino al momento attuale, quindi tutte le guerre che ci sono state, i vari duelli e queste cose qui, le sue avventure, insomma. L'altro classico, ma torniamo indietro di molti anni, circa 2000 anni, abbiamo Le guerre in Gallia di Giulio Cesare, oppure la guerra gallica, dipende dalla traduzione. Avevo già la guerra civile, ma la guerra gallica mi incuriosiva di più perché appunto Cesare narra di se stesso, delle sue legioni, alla conquista della Gallia, quindi contro i Galli, le varie decisioni che ha preso e tutte queste cose qui. Pubblicato dalla Mondadori a 10 euro, nella collana Oscar Classici Latini e Greci. Cambiando genere, passiamo a due thriller, o per meglio dire, uno è più un giallo thriller, l'altro è più una narrazione tranquilla, diciamo così. E sono La giostra dei fiori spezzati di Matteo Strucul, di cui ho già sentito parlare molto bene, e l'altro è Il palazzo della mezzanotte di Zaffon. Questi due libri qua li ho presi insieme in una offerta, due libri 15 euro, e entrambi mi ispirano molto, sia per la trama che per le storie, o comunque per la biografia dei loro autori. Ovviamente, siccome c'erano delle offerte, io non potevo ovviamente scansarle, ecco. Quindi ne ho approfittato e ho preso 4 libri di un'offerta della Juno Compton, 2 libri 9,90 euro. Queste offerte ci sono spesso, ma diciamo che a volte non ci faccio caso, mentre altre volte le vedo e mi ci fiondo. Come in questo caso. In questo caso vi mostro i 4 libri che ho preso. Questi qua sono i primi due, i tre romanzi di Dos Santos, per circa 1000 pagine. Mentre qui altri thriller. E altri 3 romanzi non collegati di Durant o Durant, ma credo Durant perché conoscendo l'inglese. E quindi questi due qua sono i primi 2 libri che ho preso, mentre gli altri, ve li mostro subito visto che siamo in argomento, sono due storici, due saghe storiche. Questa qui di Doherty, che è la saga del legionario, è lunga questa circa 1000 pagine, comunque più di 800. E questo qui è il trono di Cesare di Sidebottom, con questa copertina qua. Quindi mi sono pappato un bel po' di generi, sia storici sia thriller, e credo che ne avrò per un bel po' di tempo, anche nell'aldilà, insomma, come ripeto sempre. Con questa offerta di 9,90 euro a 2 libri, concludo la sessione dei libri acquistati. Passiamo ai libri regalati, sia da mio padre e sia di mia madre, e ovviamente. E non esiterò a mostrarveli, anzi, corriamo subito nella prossima sezione. Allora, partiamo subito dai libri, o dal libro, questa volta, preso in edicola. Ovviamente da mia mamma, ringrazio tantissimo, ed è una spy story, con questo bel culetto in copertina, insomma. Avete già visto negli altri video come sono le copertine di questa collana. E abbiamo i due libri. Tipici due libri di Stephen Gunn, ovvero nella serie Il professionista, Vivere nel buio e Intrigo brasiliano. E come vi ho già detto altre volte, ho già letto qualcosa di lui, è un autore molto bravo, ma voglio approfondire di più riguardo i suoi scritti, quindi li compro per metterli da parte e un giorno leggerli. Poi mio padre, girando per alcuni mercatini dell'usato,
ha pensato bene di prendermi qualche libro, qualche raccolta di romanzi usati, e quindi mi ha portato a casa un bel po' di libri. Passiamo a questi qua, prima di tutto. Una delle spy story, fino all'ultima spia, con dei romanzi di vari autori, non vi sto a leggere perché sennò faremo notte. Mentre qui una raccolta di gialli, anche qua vari autori, anche qui non vi sto a dire niente, sennò, come ho detto prima, non finiremo più. E questi due qui sono i primi. Poi gli ultimi due che ha preso sono anch'essi sia gialli sia spy story. Infatti questo richiama un po' al comunismo, spie di tutto il mondo unitevi, mentre questo qui sono le ultime avventure di Philo Vance di Van Dyne, quindi una serie di gialli, questi qua sono gli ultimi libri e spero di prendere le prime avventure di questo protagonista un giorno. Quindi grazie mille papà per questo bel regalo di 4 libri. Chissà, prenderanno la polvere sulla mensola qui dietro e vi assicuro che probabilmente me ne dimenticherò, però insomma vediamo di non dimenticarcene. Gli ultimi due libri è sempre mia madre, non mio padre, e lei ha voluto copiarmi nella scelta dei libri, perché anche lei ha seguito l'offerta 2 libri 9,90. Infatti ha preso 2 raccolti di 3 thriller ciascuno, 3 libri di Anne Cleaves e 3 libri di Tammy Hogg. Entrambi sono famosi, se non sbaglio questo qui, infatti c'è scritto dietro, ha ispirato la serie TV Shitland, che non vuol dire l'anda della merda, ma avrà un suo significato, non sto qui a cercarlo perché sennò potrei anche sbagliarmi, però comunque si scrive S-H-E-T-L-A-N-D. Shetland praticamente. E quindi con questi due libri qua ringrazio mia madre e concludo anche la sezione di libri regalatimi. Ora direi di passare ai libri letti. Spenderò qualche parolina in più visto che siamo in perfetto orario e vi assicuro che mi sono piaciuti molto, specialmente uno. Partiamo dal libro che mi è piaciuto, ma non tanto quanto quello successivo. Questo libro si chiama Per caso ed è stato scritto da Rita Carla Francesca Monticelli, un'autrice molto famosa su Amazon, che pubblica romanzi di fantascienza. Questo libro qui è autoconclusivo, anch'esso è un romanzo di fantascienza, e a cui ho dato voto 7 su 10. 7 su 10 perché è un bel romanzo, non è scritto male, anzi è scritto molto bene, però ci sono alcuni punti che non mi sono piaciuti. Ad esempio la trama, anche se è abbastanza originale, è un po' confusionaria all'inizio, e alcuni personaggi e vengono solo accennati e a me sarebbe piaciuto vederli approfonditi, insomma vedere qualche cosa di più su questi personaggi qua, sia maschili sia femminili, e quindi ci sono rimasto un po' male, ma comunque non è mica un romanzo da buttare, anzi è molto valido e lo consiglio agli amanti del genere, quindi la fantascienza, la space opera e queste cose qui. Ultima cosa, volevo dire che Monticelli mi ha regalato il suo ebook, cioè una copia del suo libro in ebook. Quindi la ringrazio moltissimo e spero che non se la sia presa male per questo voto discreto. L'altro libro che ho letto e a cui ho dato voto 10 su 10 perché credo che sia un capolavoro del Novecento tedesco è Il processo di Kafka, o in lingua originale Der Prozess, pubblicato nel 1925, subito dopo la morte di Kafka, dal suo amico Max Bloch. E questo libro qui è di circa 200 pagine, pubblicato dalla Crescere Edizioni. Comprende anche i frammenti dei capitoli incompiuti scritti da Kafka. Dicevo, questo libro qui parla in poche parole di un uomo che viene arrestato e lui non sa neanche il perché, nessuno gli dice il perché, e dovrà fare di tutto per difendersi e per liberarsi, comunque dichiararsi innocente, fino al grandioso finale che mi è piaciuto davvero tanto. In questo libro non ho trovato neanche un difetto, lo stile è molto attuale e la trama sembra banale, ma invece nasconde un sacco di originalità, e lo consiglio a tutti quanti questo, anche a chi non apprezza i classici, perché è leggendo i classici che entra dentro di noi la cultura del passato e possiamo creare qualcosa di nuovo ancora più bello. Si vede per esempio Tolkien, inventato il fantasy leggendo la Bibbia, leggendo le cose passate, e infatti ha fatto una cosa maestosa. Bene, con quest'ultimo libro descritto da me, concludo questo book haul.
Spero che vi sia piaciuto, spero anche che non vi abbia annoiato vedere i libri che ho comprato o che mi hanno regalato, e spero inoltre che voi riusciate a commentare a riguardo dei miei video, a riguardo dei libri che ho preso, a riguardo di qualcosa, qualsiasi cosa, anche un argomento di cui discutere. Io sono sempre a vostra disposizione e quindi vi ringrazio e vi invito a lasciare un mi piace al video e anche alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. In più, se volete iscrivetevi pure al canale, a me farebbe davvero tanto piacere. E niente, non mi resta che ringraziarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao Giuseppe, da Giuseppe Cresce.